Cari amici, buongiorno. Che il Signore sia con voi e rinnovi la sua pace e le sue cure amorevoli per ognuno di noi. Oggi rifletteremo sul Salmo 13, in particolare sui versetti 3 e 4. Ma prima, come da mia abitudine, raccogliamoci per un momento di preghiera. Caro buon Padre Celeste, quanto è magnifico il tuo amore. Per questo ci accostiamo a te fiduciosi, che nel nome di Gesù i nostri peccati saranno perdonati e che ascolterai la nostra preghiera. Veniamo a te per domandarti la guida del tuo Santo Spirito, che sottocchi le nostre menti e ci aiuti a ricevere il tuo messaggio con cuore sincero, che so possa avvicinarci sempre di più a te e ci aiuti a glorificarti. Grazie per quello che farai. Ti ringraziamo di tutto nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo ora i versetti 3 e 4 dal Salmo 13, che dicono: guarda attentamente e rispondi, mio Eterno, mio Dio. Illumina i miei occhi perché io non mi addormenti nel sonno della morte, affinché il mio nemico non dica l'ho vinto e perché i miei nemici non si rallegrino quando vacillo. Questo è un salmo di Davide, cui, trovandosi nella più estrema angoscia, fa una preghiera a Dio e chiede che gli si illuminino gli occhi. Che cosa vuol dire con questa espressione? Nel Salmo 27, scritto anch'esso da Davide, al versetto 1, si legge: l'Eterno è la mia luce. Dio è luce e intorno a sé diffonde questa luce. E questa luce è vita. Quando Adamo ed Eva peccarono, si videro nudi e persero l'abito di luce che li circondava quando stavano alla presenza del Signore. Così vennero le tenebre su questo mondo di peccatori. Quando tutto è scuro, non si vede dove si cammina e l'andare è incerto, si va a tentoni. Allora la preghiera di Davide diventa essenziale per sapere dove andare, cosa fare, cosa dire. Lo scopo di questa illuminazione è riassunta al Salmo 43, versetto 3, che dice: manda la tua luce e la tua verità, mi guidino esse e mi conducano al tuo monte, al luogo della tua dimora. Davide sta cercando la vita eterna, il vero scopo dell'esistenza, ma anche cerca di sapere cosa fare per non dare modo al nemico di averla vinta. Il versetto 4 ci presenta due tipi di nemici. Quando parla di nemico, al singolare, si riferisce a Satana, all'accusatore, che è l'origine di ogni tipo di male e delle disgrazie di questa terra. Quando parla di nemici, al plurale, intende gli uomini, più o meno consapevoli, che istigati dal maligno, si rendono suo strumento per dare contro a chi si professa di credere in Dio. Purtroppo queste persone prendono spunto dagli errori e dalle debolezze del credente come scusa per denigrare l'opera di Dio e continuare a peccare. Davide è quindi preoccupato di non peccare per non dare modo ai nemici di aprire la loro bocca contro Dio a causa di una sua debolezza e di rallegrarsene per di più. Cari amici, che possiamo fare nostra questa richiesta di Davide, questa sua ricerca della luce? Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 12, il versetto 46, Gesù disse: io sono venuto come luce nel mondo affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Accostiamoci pertanto a Gesù e confidiamo in Lui e nella sua guida. Con questo vi saluto e vi auguro una giornata radiosa col nostro Gesù.